È uno slogan copiato anche dal fatto che spesso di consueto si sente dire rimettiamo palla al centro. Allora rimettiamo Lanciano al centro, perché Lanciano oramai è stata, lo dicevo anche prima, bombardata, è stata declassata, è stata retrocessa in tutti i suoi ruoli. Lanciano, città capitale comprensorio, oggi c'è rimasto ben poco di questo retaggio ancestrale che è stato utilissimo nella nostra città, dando un'importanza e un significato notevole anche come riferimento territoriale. Né a destra né a sinistra, non perché io sia contro i partiti di destra e di sinistra, ci mancherebbe altro. Il discorso è molto più profondo. Un centro-destra e un centro-sinistra stantio a Lanciano, perché si ripresenta con lo slogan Il nuovo che avanza. Invece, nella componente di centro-destra abbiamo che si ripete il copione di 10 anni fa, 20 anni fa, con gli stessi candidati. E ci sono alcuni che si sono candidati per 7 legislature, quindi 35 anni che fa il consigliere comunale a Lanciano. Stessa cosa centro-sinistra, addirittura c'è un consigliere che si candida per la ottava volta, quindi 40 anni così. Quindi non si può pensare di rinnovare la città, non si può pensare di fare progetti o di presuntuosamente di presentarsi con delle novità e dei progressi, quando invece sono loro responsabili di una politica stantia, di una politica che ha portato Lanciano a questo tracollo. Quindi noi al centro, in questo caso, perché Lanciano deve autogestirsi, io mi candido come sindaco perché il mio slogan è questo: io non devo prendere ordini dall'alto dei partiti, ma io devo eseguire soltanto le volontà dei miei cittadini, devo rispondere precisamente alle esigenze della mia città. Quindi né a destra né a sinistra, lo dico adesso e lo dirò anche dopo le votazioni. L'Angiale va riportata nella sua importanza anche sotto l'aspetto sanitario, perché è un bene comune, un bene del territorio. Si sono fatte un sacco di chiacchiere, oramai da 20 anni che dicono Lanciano farà l'ospedale nuovo giù in Val di Sangro, lo farà qua, lo farà là, non si capisce. Noi abbiamo delle idee molto chiare, noi vogliamo innanzitutto riqualificare il nostro ospedale, ridargli le condizioni essenziali che ha sempre avuto per un riferimento giusto, doveroso, necessario per la cittadinanza e anche per il territorio.